Premetto che è difficile, se non impossibile, riuscire oggi a tracciare un quadro storico esatto, quanto almeno completo, sulla nascita, lo sviluppo e il successivo declino, o quasi, della vecchia religione, fino ad arrivare al nostro attuale presente. Uno dei miei consigli è sicuramente quello di andarvi a ricercare le ricerche e gli studi di Margaret Murray, antropologa ed autrice di varie opere, tra cui il libro Il Dio delle Streghe. Essa fa risalire la nascita della vecchia religione all'incirca 25.000 anni fa. In questo periodo dell'era paleolitica, la caccia costituiva l'unico mezzo di sostentamento per la razza umana ed inoltre l'uomo viveva completamente assoggettato alla natura e ai suoi capricci. È proprio da questo che fa nascere i primi cenni di divinità, per dare poi successivamente adito e spiegazione a quello che erano gli eventi naturali. Nacque così il primo pantheon di divinità, in cui ogni dio era associato a un evento naturale. Ma su tutte queste innumerevoli divinità, in origine, solo una prevaleva rispetto alle altre, l'antico dio della caccia. Una divinità dalle lunghe corna, le cui immagini era stata concepita in perfetta analogia con gli animali che venivano prevalentemente cacciati. Nel tentativo di propiziarsi la benevolenza degli dei attraverso dei rituali ad essi consacrati, nacque così la vecchia religione e con essa i primissimi concetti di magia che erano parte integrante ed indivisibile della religione stessa. Al dio della caccia, ovviamente, non poteva mancare la compagna, la grande dea, la dea madre, dea della fertilità. Questo perché bisognava propiziarsi la fertilità sia maschile che femminile, ma anche degli animali e dei campi. L'anno cominciò ad essere concepito quindi come diviso in due grandi momenti: l'estate per coltivare i campi, mettendo in tal modo in risalto la figura della grande dea o dea, l'inverno per dedicarsi alla caccia, mettendo di conseguenza in risalto la figura del dio dalle lunghe corna. Con lo sviluppo della razza umana, quindi, anche la vecchia religione gradualmente mutò, evolvendosi nel tempo con rituali sempre più complessi e specifici, che rimasero patrimonio esclusivo di una ristretta cerchia di individui appositamente selezionati, il cui ruolo, da sacerdote a sacerdotesse, era quello di custodire, preservare ed insegnare agli altri praticanti i sacri misteri degli dei e della conoscenza che oralmente era stata tramandata da coloro che allora volta li avevano iniziati. Giungerà poi nel 373 la religione ufficiale dell'Impero Romano, che segnerà un primo iniziale declino della vecchia religione. Con essa e successivamente all'arrivo del cristianesimo si avrà una visione diversa, in cui aveva origini ben più antiche. Poiché nel passato, quando due comunità entravano in conflitto fra di loro, spesso succedeva che la divinità adorata dalla comunità sconfitta diventasse successivamente una divinità del male, da qui anche la Chiesa che prende in contrapposizione un dio del bene e un dio del male. Non era però sempre così, vi erano anche comunità che invece facevano cooperare le entrambe le religioni, facendo sposare le varie divinità, facendo divenire fratelli, sorelle, genitori, figli e così via. Con l'arrivo poi della definitiva espansione del cristianesimo, la logica intollerante diffusa da coloro che detenevano le redini di questa nuova religione insegnava che esisteva un solo Dio e ogni altra divinità doveva essere di conseguenza il diavolo o qualche entità diabolica a lui subordinata e come tale doveva essere combattuta, pertanto qualsiasi altra religione venne abolita e bandita dalla legge. Permase però la vecchia religione solo nelle zone di campagna, dove difficilmente si accettava e decideva di sottomettere alla religione corrente. Nasce così il pagano, che deriva proprio dal termine latino paganus, ovvero colui che abita in campagna, o paganus, abitante delle campagne, per indicare coloro che ancora non si erano sottomessi a quella che veniva considerato come l'unico vero Dio. La persecuzione alla vecchia religione inizierà a partire dal 1200-1003 fino al 1400 con lo scontro con la Chiesa fino al suo inasprimento del 1800. Qui i luoghi di culto degli antichi dei saranno profanati e distrutti per costruirci sopra i templi della nuova religione dominante.
Ma la vecchia religione non muore definitivamente. In realtà non era stata del tutto annientata. Coloro che erano sopravvissuti si erano semplicemente inabissati, diventando come ombre della notte, riunendosi in piccoli gruppi solitamente non superiori a 13 membri, numero che nelle congreghe Wicca permane tutt'oggi. Ciò che era in origine ancora viveva e quello che rimaneva dell'antica tradizione orale veniva tramandato nell'ombra, in libri chiamati appunto libri delle ombre, perché nell'ombra, ovvero in segreto, erano stati scritti. E fu proprio tramite uno di questi libri che il grande autore e studioso del folklore Charles Godfrey Leland entrò in possesso, tramite il contatto con una sacerdotessa della vecchia religione in Italia, che lo portò anche quasi a convertirsi. Lui la chiamava Maddalena. La vecchia religione, quindi, è dunque sopravvissuta. E anche se una parte dell'antica conoscenza continuava ad esistere gelosamente custodita da coloro che erano rimasti unici depositari viventi nelle sue molteplici tradizioni, e seppur tuttavia per ipotesi questi ultimi detentori fossero stati eliminati e con essi i loro arcani sapere, la vecchia religione non avrebbe potuto comunque morire. Tutto quello che è stato pensato ed insegnato si può facilmente cancellare eliminando ogni possibile traccia, ma ciò che invece è naturale, perché nasce spontaneamente, semplicemente trovandosi a contatto con la natura e rimanendo ad ascoltare, non si può estirpare. Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che se nessun maestro ti potrà dire.